Cinzia Torrilli è andata a dare un'occhiata a Villorba, il paese di Benetton, nel regno dei contoterzisti. Marisa Boldrini è una di loro ed è nel tessile da 10 anni. Parecchie aziende come la mia hanno già ridotto personale e quindi abbiamo lasciato a casa dipendenti, purtroppo, famiglie che non hanno più lavoro. Lei ha paura di alzarsi in una mattina e dire devo chiudere, devo cessare la mia attività? Assolutamente ho paura, perché so che parecchie di queste persone hanno il mutuo da pagare, hanno figli piccoli, contano su questo lavoro. Non possiamo immaginare un futuro dove non ci sarà più il tessile nel Veneto. E tutte le persone che lavorano nel tessile e l'indotto, dove va a finire? Cosa potremmo fare? Paolo Zanado è un altro terzista del tessile. A lui è successo che quello che gli dava il lavoro è improvvisamente fallito. Siamo arrivati ad avere più di 20 dipendenti, 25 dipendenti, invece adesso abbiamo 4 dipendenti. Abbiamo dovuto fare il contrario di quello che fa un imprenditore di solito, cioè abbiamo dovuto stipulare un mutuo sostanzialmente per coprire i debiti e non per investire, perché di solito un imprenditore si indebita per investire e non per coprire altri debiti. Come vede il suo futuro? Davvero il futuro è la settimana prossima per noi. Nella fabbrica di Michele invece sono rimasti a lavorare solo lui e il socio. A sopravvivere devi, fa parentesi, prostituirti. Ecco, prostituirti per tentare di sopravvivere. Cioè, devi lavorare tantissime ore, per noi per sabato e domenica per me tante volte siamo qua e molti altri colleghi, e fare una strage di ore con prezzi da fame pur di sopravvivere, insomma. Lei ha ordini in questo momento? No, in questo momento non abbiamo ordini, facciamo solo qualche capo per campionario, eccetera, però commesse attualmente non ne abbiamo. Tutto costava questo? 1260 euro. Adesso lo sto vendendo a 200 euro. Anche quello là, guarda, quell'altro nero, anche lui, questo nero col pizzo qua, 1260 anche lui. Queste giacche quindi qui costano 780 euro della Clips. Queste? Sì, 780. E qui? E qui le sto vendendo a 100 euro. Questo è Opium. Questo costa, è roba che costa 500 euro in negozio. E beh, Armani vedo anche, Armani jeans. Ma costa più questo. Costa più questo? Sì. Questo 5,50. E vendo qui? 70. Ma questa è roba, 60. Questa è roba sì. Buona. Sì, sì, sì. Stagione scorsa. La stagione scorsa, ah. Quindi questo, quanto sta il negozio? Beh, un capo di Romartini sarà sui 300. Questo sta a 300 euro e qua 40? 40. Per voi va bene, sì, alla fine. Però bisogna anche venderla poi. Hanno aderito all'appello lanciato dalla CGIL per scendere in piazza. E ci dobbiamo abituare a queste immagini mano a mano che anche le altre categorie, come annunciato, scenderanno in piazza. Perché una cosa è sicura: la crisi continua, va avanti a passi da gigante, e ogni volta che cerchiamo di mettere un punto, il giorno dopo veniamo smentiti dai dati che crescono, crescono i dati sulla disoccupazione, crescono i dati sulla cassa integrazione e diminuiscono esportazione e ordini, perché è una crisi che riguarda il meglio dell'industria italiana, ci stanno dentro tutti i marchi più importanti, Fiat per prima naturalmente, ma Fiat vuol dire non solo Torino, Termini Imerese o Melfi, ma anche l'indotto e quindi anche Bari, per esempio. Questa è la zona industriale di Bari dove sono stato io e queste fabbriche lavorano tutte nell'indotto automobilistico e sono tutte in difficoltà. Questa è la cassa integrazione, guardate. Ah, stamattina lei non lo sapeva? No, stamattina mi è arrivata la comunicazione. E al sindacato dei metalmeccanici sono disperati per le continue richieste di mobilità, cassa integrazione e chiusura stabilimenti che si sono trovati improvvisamente a fronteggiare. Questo è come dire, il colpo di coda del vecchio, il nuovo deve ancora avvenire. Quello che stiamo vedendo qui è solo l'inizio. Quello che c'è davanti è il vuoto, nel senso che gli ordinativi scendono paurosamente del 30, del 40, del 60%. Le ultime notizie ci dicono che l'edilizia è un disastro. Tra il 2008 e il 2010 si rischia di perdere tra i 200 e i 250 mila posti di lavoro. Nella farmaceutica i sindacati parlano di allarme rosso perché in crisi sono tutti i più importanti gruppi che operano in Italia.
La siderurgia, quel poco di siderurgia che è rimasta in Italia, è in ginocchio. Tra Piombino, Udine e Taranto sono 6.600 i lavoratori in cassa integrazione. Ma la cosa che preoccupa di più è il fatto che vadano in crisi interi distretti industriali, come quelli del divano che abbiamo appena raccontato. Anche il distretto delle Piastrelle è andato in crisi. E in questo momento preciso, mentre stiamo andando in onda, ci sono 400 operai che è come se vivessero in sospeso, in attesa di sapere se domani andranno a lavorare. Domenico Iannacone è stato in mezzo a loro. Hanno sempre detto che il lavoro a tempo indeterminato era una certezza, alla mattina l'avevamo, a mezzogiorno era sparita la Iris. Tutti, indeterminato e terminato all'improvviso. Sassuolo, Modena, 14 gennaio 2009, sono le 3 di notte. Quelli che vedete sono i lavoratori delle ceramiche Iris in presidio permanente. Si manifesta contro la decisione del proprietario Romano Minozzi di mettere in liquidazione la società. 3 stabilimenti chiusi, sono a rischio 780 posti di lavoro. Vederlo fermo è una pena, considerando la ricchezza che crea, che ha creato e che potrebbe creare ancora, nonostante la crisi. Sembra che solo la Fiat abbia dei problemi e solo loro vanno aiutati, gli altri che si arrangino. I presidi vanno avanti notte e giorno, senza fermarsi mai. Gli operai hanno paura di perdere il lavoro e di ritrovarsi senza nulla, così, all'improvviso. Io per televisione ho appreso la notizia che non potevo rientrare a lavorare perché la ceramica era chiusa. C'è una spiegazione? Non c'è. Noi lavoriamo, noi siamo una di quelle aziende che possiamo ancora star qui ad aspettare gli ordini. Cioè, ci parlavano in questo modo qua. Ci incoraggiavano a continuare a lavorare perché da lavorare a cedere in questa grande azienda. E invece nulla. Chiusi i cancelli. Chiuso, tutto, tutto chiuso. Malgrado la flessione del mercato della Piastrella e la concorrenza asiatica, la Iris non appare un'azienda in crisi profonda. Gli operai non capiscono perché una società che ha chiuso sempre i suoi bilanci in attivo decida all'improvviso di chiudere i battenti. In un giorno è stato detto io chiudo, però c'è domani, quindi uno si alza la mattina, ho avuto un incubo. No, è una realtà questa, non è... Queste sono delle... Con le ceramiche, vostre ceramiche? Sempre con delle ceramiche. Personalizzate, sono cose... Guarda, sono delle cose personalizzate, guarda qua. Se è possibile che questa roba deve andare rottamata. La Casa Bianca l'hanno pavimentata con prodotti Iris. Ho degli agenti che sono 30-40 anni che lavorano per il dottor Minozzi. Avevano ancora telefonate a oggi di clienti che dicevano che aspettavano che riaprisse la ceramica. Questo qua è un bene del territorio, della gente, non è solo di una persona. Esatto, questo qua è il bene di tutti. Questo è un pezzo di storia di Sassuolo. Ma in questa storia non si rischia solo il lavoro. Qui siamo in via Botticelli. Queste due palazzine sono di proprietà dell'Iris e sono abitate dagli stessi operai che stanno rischiando il posto di lavoro. Abbiamo un contratto che dice, dopo che noi sospendiamo per qualsiasi motivo di lavorare, loro ci possono dare lo sfratto dopo 15 giorni. Tutto il dipendente si impegna a liberare l'appartamento entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la Iris Ceramica. Significa, la Iris va in liquidazione volontaria, dice io non esisto più, le case sono mie e me le posso riprendere. Così, se va male il lavoro, questa gente perde anche la casa. E questa è tutta gente che viene da lontano. Palermo. E Lecce. Sardegna. Potenza, provincia Messina. Potenza. Messina. Sardegna. Perugia. Toscana. Sardegna. Marsala. Sardegna. Foggia. C'è il sud dell'Italia che è venuto a lavorare qui. Mi sa che ce ne dobbiamo ritornare giù di nuovo. E voi siete quelli che state da più tempo qui? Certo, io ci sono nato qui, ovviamente. Io ho 32 anni, lei ne ha 34. Siete nati qui? Noi siamo nati qui. Anche sua madre lavora qui? Certo. Ci ho lavorato, e come? E poi mi hanno ringraziato così, Dove andate? Da sopra? Sì, qua, dove siamo? Lei ha lavorato all'Iris? Ho lavorato all'Iris, in smalteria, a pulire cessi, dappertutto. C'ha lavorato le figlie, c'ha lavorato i figli, io non so come fa più per la casa. Dov'ho io che un cammino, un dormo le notte e il giorno, dove vado io? Mille persone sfilano in attesa di conoscere il proprio destino. Allora.
sfilano tra le montagne di piastrelle accatastate nei piazzali. Tutti sanno che il loro lavoro è appeso a un filo. Ci siamo sentiti violentati sia fisicamente che moralmente, dentro, nell'anima. Cioè, una cosa proprio da non pensarci dentro. 20 anni, di giorno e di notte, prendere acqua, neve e freddo. Adesso mi ritrovo in queste condizioni. E cosa farò domani se non c'è oggi questa spirale? Torno indietro a casa? Dove? Per sentirmi sconfitto, umiliato un'altra volta? Non se ne parla nemmeno. Cioè io sto qui e morirò qui. 15 gennaio 2009, seduta straordinaria del Consiglio Comunale sulla vicenda Iris. Il sindaco di Sassuolo, Graziano Patuzzi, è costretto a spostarsi nel teatro cittadino per la troppa affluenza. Tutti vogliono capire quello che sta succedendo. Non si capisce come un gruppo che ha avviato una ristrutturazione aziendale, che ha avviato un ammodernamento degli impianti, che ha speso risorse ingenti sulla promozione dei propri prodotti, come improvvisamente il giorno prima dell'Epifania convochi l'assemblea e poi il consiglio d'amministrazione per decidere la liquidazione. Io credo che lei, dottor Minozzi, debba ripensarci. Non può terminare la sua carriera prestigiosa di imprenditore importante in questo modo. Sul palco c'è anche Biagio Santomauro, consigliere comunale e lavoratore Iris. Io ho vissuto più in ceramica che a casa mia. Ho lavorato notte e giorno e adesso mi dispiace stare a fare delle nottate non lavorando all'aperto. Io preferivo farle in ceramica le nottate. Io chiedo e dico al dottor Minozzi, ci dia ancora una possibilità, non pensa solo agli investimenti, perché anche noi siamo un investimento, sia per l'Iris, sia per Sassuolo e per tanti altri che verranno dopo. Grazie. Eccolo Romano Minozzi, in una delle poche immagini che circolano. È a capo di un vero e proprio impero, ma è introvabile. Per giorni abbiamo provato a rintracciarlo, ma non ha mai voluto parlare con noi. Oggi no. Ieri sono venuto da voi, insomma, cercavo il dottor Minozzi, insomma, nessuno mi ha richiamato. Il dottor Minozzi è stato informato, però non è in sede. Ci tenevamo a capire che cosa stesse succedendo, anche per, insomma, informare quelli che stanno fuori qui. Sono cose che noi di cui non siamo informati. Buongiorno, un'informazione. La villa del dottor Minozzi, ci hanno detto che... Minozzi, sì. Minozzi, è quello delle ceramiche. E quella lì, ci vede poi. Quale? Quella lì. Cercavamo il dottor Romano Minozzi, gentilmente. No, non è possibile. Ma non c'è nessuno con cui posso... Come... Non c'è nessuno. Questo signore, che fino a ieri era l'amministratore delegato della Iris, oggi ne è il liquidatore. Si chiama Giuseppe Pifferi. Eccolo, scortato dalla forza pubblica mentre si reca all'incontro con le parti sociali. Neanche lui rivolge parola agli operai. No, lui qua ha tirato la corda, l'ha tirato un bel po'. La cosa si sta rompendo, signori. Si sta rompendo sta corda. E stanno giocando veramente con la gente, ci stanno proprio giocando.